Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua nel Rector vs FTV, l'episodio numero 3. E praticamente oggi vi vorrei. Cioè, vabbè, oggi dovremmo iniziare a mettere a posto questi macchinari, così possiamo polverizzare tutti i materiali e raddoppiarli. E però prima di fare questo volevo fare un'altra stanza qui dietro per mettere questi macchinari, quindi vado a scavare nella vecchia casa un po' di cobblestone e quindi ci vediamo tra un po', ragazzi. Ok, comincio a scavare e ci vediamo tra un po'. Dai, ragazzi, mentre stavo scavando per fare la casa, guardate cosa ho trovato, un creeper che saltella, quindi anche noi saltelliamo 2 secondi. E poi cosa facciamo? Prendiamo la spada e andiamo a ammazzarlo. Sicuramente si è incastrato in qui. Vai, esplodi, forse dobbiamo farlo anche esplodere. Basta che non muoio io. Dai. Ok, abbiamo ammazzato il creeper e finiamo di scavare la terra e fare la casa e ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, ho finito di fare la casa, la mini casa. E quindi ora ci diamo da fare, ho il pulverizer in mano e la fornace. Ci diamo da fare, prima di tutto mi daremo fare una mangiata perché se no sono affamato. Per rigenerare i cuori. Buttiamo giù tutta sta spazzatura. Prendiamo. Niente, ok, non prendiamo niente. Praticamente ora ci diamo da fare. Ok, mettiamo. Prima di tutto è meglio fare dei tubi. Non è questo. Dei pipe. Io farei quello di redstone. Farei quello di... ok. 2 stone pipe. Il secondo è... non della spot. Altrimenti io farei... così. Prenderei 2 pezzi di... aspettate, vediamo un attimo. Prendiamo un bel po' di redstone. Prendiamo un po' di stone. E prendiamo anche un po' di legna. Che ce l'abbiamo, ok, ce l'abbiamo. E quindi prendiamo sta crafting table perché ci serve di là. No, vabbè, ce l'avevo già, madonna. Ok, prendiamo questo crafting table, lo mettiamo qua per ora e ci craftiamo, prima di tutto, dei tubi di legno. E se mi manca il vetro, come faccio a craftare questi tubi di legno? Mi manca il vetro. Ok. Tanto mi metto a cuocere sta affare. Ok, ragazzi, quindi andiamo sempre nello stesso posto di notte a prendere un po' di sabbia. Ok, qua ci siamo, prendiamo un po' di sabbia, dai, veloce, se no i mostri mi fanno il culo. Vi ringrazio per i mi piace che avete messo sull'episodio 1. E cioè, non pensavo che almeno 25 persone guardassero il video. Però sto vedendo che state guardando il video, quindi sto mettendo un po' di più. Cioè, nel senso, sto caricando più video. Magari per un po' sto però di fare, cioè non farò proprio un giorno o l'altro. Sto però così chi non ha visto tutti gli episodi ha il tempo di recuperare quello che non ha visto. Episodi che non ha visto. Diciamo. Comunque mettiamo le cose fatte per bene. Io metterei questo qui così e questo qui così. Ok, ci serve la workbench. Se non mi sbaglio, la workbench si fa così. Guarda, giusti giusti, proprio giusti giusti. Il ferro, ci serve il ferro.
Il ferro, dov'è? Eccolo. Se non mi sbaglio è così. La rotellina in mezzo. Ok, non mi sono. Okay, questa ruota ci serve per girare i motori. Come no? Aspetta. Oh. Madonna, forse serve quell'altro. Facciamo quello di quarzo. Oh cacchio, oh cacchio. Vabbè, ci mi servivi comunque. I rani mi servono perché devo fare il letto, dato che non ho. Siamo sicuri che quello quarzo funzionerà? Secondo me funzionerà, sì. Secondo me funziona, solo che dobbiamo mettere dei tubi sopra per farlo funzionare. E infatti andiamo a prendere il vetro. Il vetro. Ok, abbiamo preso il vetro. Facciamoci dei tubi. Viene tutto quello di legna. Passano e avanzano. Poi quello di stone. Ok. I tubi sono dell'industrial craft, che praticamente servono per fare varie cose. Per esempio, così normalmente servono per trasportare i materiali. I tubi di stone servono maggior parte per far uscire gli oggetti da una chest o con un motore. E in questo caso noi dobbiamo farli diventare conductips, nel senso quelli che conducono anche l'elettricità, quindi basta mettere la redstone con i tubi normali e diventa conductib. Quindi eccolo qua. Mettiamoli qui sopra, ora vediamo se la wrench gira. Ecco, gira. Girava con questo, sì. Ah, affanculo, ho speso solo un po' di quarzo. Comunque, per ora facciamoci due leve. Non ho cobblestone, guarda cosa faccio, mi piazzo due stone, me lo spacco in due. Vai, fanculo. Ok, facciamoci due stick, così, due leve. Ok, ci siamo. Ok, ora dovremmo fare un secchio. Secchio, perché vi spiego dopo. Aspetta, devo prendere l'acqua, devo fare l'acqua infinita. Noi abbiamo il culo della Madonna perché c'è l'acqua qua. No, aspetta, forse c'è l'acqua. Vabbè, per ora facciamo a mano, solo per macinare un po' di materiali, però dopo ci metteremo l'Aquus Accumulator, che vi faccio vedere dopo cos'è. Ci mettiamo qui. Prendiamo. Ecco, praticamente questa è l'interfaccia. Questo qui fa l'energia attraverso steam, che sarebbe i vapore. Qui praticamente mettiamo il carbone, quello da bruciare, qui praticamente c'è la barra d'acqua. E qui c'è il barra da calore, più calore è più produce. Mi sembra che questo produce fino a 4 mJ, che sarebbe la co corrente di Buildcraft. Ok, abbiamo finito. Chiudiamo questo posto qua. Okay, questo qui lo lascerei così, allora, ma anche così, ma tanto chi se ne frega. Ok, poi praticamente prenderei tubi di stone conductive pipes, metterei così. Mi serve un altro.
Mettiamoci prima il pulverizer, poi il furnace. Ok, ora vabbè, questo qui praticamente mettiamoci, prendiamo un po' di carbone, giusto questo 29, lo dividiamo in due parti. È giusto per riscaldarsi. Okay, questo qui hanno un'interfaccia. Altrimenti mettiamo tutto zero, tutto bianco. Ok. Ecco ragazzi. Abbiamo messo tutto bianco, ora praticamente energia deve entrare da sopra, no? Vabbè, energia può entrare da qualsiasi parte. Quello non è il problema. Il problema è che non c'è nessun problema, praticamente questo funziona anche se mettete la parte bianca. Ah, avevo un po' sbagliato una cosa però. Questo è uno sbaglio, ragazzi. Avevo sbagliato, porca miseria, dovevo metterli. Beh, ragazzi, sistemo un po' la cosa perché ho sbagliato una cosa e arrivo tra un po', ragazzi. Ok, ragazzi, ho sistemato tutto, però dato che c'è la pioggia io toglierei la musica. Musica, 2 secondi. Ok, siamo qua praticamente. Questo è il polverizzer, quel che polverizza, e quello è il maceratore che praticamente, o furnace, quello che cuoce. Praticamente questo polverizzer c'ha la sua interfaccia che è così. Il blu da dove entrano i materiali, il arancione da dove esce. Infatti se qui mettiamo noi da questa parte blu e mettiamoci una chest qua, aspettate, mi crafto una chest, praticamente prendiamo un materiale qualsiasi, per esempio quello che ci serve di più, il copper, diciamo, prendiamo il copper, mettiamo il copper qua dentro, il copper viene cotto. Poi c'è praticamente questa interfaccia, se facciamo diventare sempre arancione, quindi anche se il materiale si trova dovrebbe andare direttamente a cuocersi qua, guardate, vediamo. Ecco, vedete? Va a cuocere direttamente qua. Praticamente da qua, lui da questo passa a questo, da questo se mettiamo qui all'arancione, lui passa da questo fino alla chest, quindi abbiamo tutto pronto automatizzato. Cioè non automatizzato alla perfezione, però non dobbiamo fare niente, quindi per ora io crafterei anche un hopper che praticamente non è niente di importante, cioè niente di difficile, solo che devo prendere un po' di cobblestone. La prossima volta dovrei disattivare la pioggia perché la fa laggare per ora. Finché non arriva fino a lunedì, il video, cioè queste cose non posso lasciarle attive. Ma comunque abbiamo preso un po' di cobblestone. Fine. E praticamente prendiamoci così. Ok, mettiamoci qua. Ok, abbiamo preso un po' di cobblestone. Ora ci craftiamo una rotellina. Come sempre, le rotelline servono sempre in questo mod pack. Abbiamo un po' di legna, dai, dimmi di sì. Non abbiamo, vabbè, prendiamo l'ascia di legno dato che non abbiamo niente. Siamo poveri al 100%, ragazzi, finché non troviamo dei diamanti siamo poveri. Ragazzi, io disattiverei la pioggia perché fa laggare troppo. Cioè, c'è un po' di legna. Ok, mettiamolo così. Facciamoci una chest. Ho
Ok, abbiamo il ferro, abbiamo tutto, dovrebbe essere così se non mi sbaglio. Una chest e una rotella. Ok, e abbiamo Hopper. Hopper cos'è? Praticamente l'Hopper è una specie di chest che sta sopra. Mentre prendiamo un bel po' di materiale, per esempio prendiamo tutto ferro, oro, tutte le cavolate. Mettiamoli tutto qui dentro. Qui dentro, quindi lui praticamente cuocerà uno dopo questo, cioè. Vedete, avevo detto 5% possibilità di che trovavi, lascia qualcos'altro. Infatti ora mi ha lasciato il polvere da oro. E questo hopper praticamente, appena finisci di cuocere il copper, lui praticamente da qua fa cadere, e dentro questo qui, cioè nel buco, diciamo, colorato di celeste, il materiale, quindi il materiale va automaticamente a cuocere fino a qua. Fine. E quello basta. Tanti giocatori praticamente mettono uno hopper sopra l'altro per facilitare cioè automatizzare tutto. Ci credo, è lento perché la corrente, cioè, invece di aumentare si abbassa. Forse no. Guardate, siamo già da 12 fine, siamo già qua. Stiamo producendo 4, diciamo, 4 mJ, no, 3,5 mJ, che non bastano per due macchinari di sicuro. Quindi ci dobbiamo trovare per forza qualcosa di più figo. Quindi ragazzi, che vi dico? Cioè, che vi dico, questo episodio per me finisce qua. Vi dico da qua che praticamente tra questo episodio e il prossimo episodio io vado in caverna per scavare un po' di materiale. Poi, se voi volete episodi più lunghi, scrivetemelo sotto i commenti, così cercherò di fare lunghi, un po' più lunghi, nel senso una ventina di minuti, invece di fare una quindicina di minuti. Quindi, cioè, ora sto facendo piccoli perché ci metto 30 anni per caricarlo. Già ci ho messo 30 minuti per caricare, no, non 30 minuti, diciamo 3 ore per caricare il video di 17 minuti, l'episodio 2. Pensiamo quello di 20 minuti. Che comunque, ciao da me, dal Rector, tutto. E oggi abbiamo automatizzato, diciamo, il nostro polverizzazione o raddoppiazione di materiali, diciamo una cosa del genere. Quindi tutto automatizzato. L'episodio 3 finisce qua, e nell'episodio 4 vedrete che forse troverò anche i diamanti, non lo so, perché andrò a scavare da questo episodio a quell'episodio. Quindi ci vediamo nel nuovo episodio, l'episodio 3, con molti più materiali, così possiamo andare più avanti e possiamo fare tutti i macchinari possibili. Quindi ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.